Raffaella Carrà è la protagonista della nuova cover di Vanity Fair, in edicola da mercoledì 13 febbraio, il primo del nuovo corso voluto dal direttore Simone Marchetti La Showgirl. Fotografata da Pierpaolo Ferrari nella versione inedita di Modella, racconta perché nel mondo dello spettacolo italiano si è fatta la fama di signora dell'oro. La principale dote che si riconosce, ironia e autoironia. Non sempre gli altri l'hanno capito. Nell'ambiente non dico mi considerino una zarina, ma sicuramente una donna a suo modo potente. Ma non è vero no e neanche che sia stata ambiziosa. Se ho avuto il passo da carabiniere e a qualcuno sono parsa aggressiva è perché, in un mondo fondamentalmente maschile, ho dovuto difendermi e farmi valere. Sul suo ex compagno Sergio Iapino, di cui scrissero La bella incontra la bestia, furono cattivi, anzi mostruosi ed è inutile dire una balla, Sergio ne soffrì. Qualcuno ha mai fatto un appunto del genere su Costanzo a Maria De Filippi? Non credo. Sul suo primo grande amore, Gianni Boncompagni, mi manca molto. Avrei voglia di parlargli, di andare da lui. Non si può più e allora, anche se non vado in chiesa, ci parlo lo stesso pregando. Prego tutti i giorni, non solo per lui. Punto sulla rivoluzione grillina, in cui disse anni fa di credere, si sono resi conto anche loro che criticare è più facile che fare le cose. Ora abbiamo questa cosa giallo-verde e io credo che tutti dovremmo augurarci che funzioni al meglio. Spero che abbattano la burocrazia e che si facciano sentire duramente in Europa. Non devono salire Di Maio e Salvini con i panini, ma tutto il Parlamento. E non per dire a Jangkar che beve troppo, ma per far capire che di questa storia dei migranti devono occuparsene tutti. Sapere che 40 migranti stanno male, o che nessuno si mobilita per l'Africa, questo mi fa stare male. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.